Bentornati di martedì, arriviamo. Due volte Presidente del Consiglio, leader del Movimento 5 Stelle e bentornato Presidente Conte. Allora, è scattato poco fa il primo sciopero contro il governo. La cosa che più colpisce è che non è indetto dalla CGIL ma dalla categoria dei benzinai, una categoria in qualche modo rappresentata in tanti anni anche dalla destra. Che cosa sta succedendo? Sono schifo. Sta succedendo che evidentemente le promesse della campagna elettorale non funzionano. Soprattutto sta tradendo il suo stesso elettorato, dei blocchi sociali, produttivi a cui loro guardavano con particolare attenzione. E chiaramente si sta creando una situazione esplosiva perché tutte le famiglie ovviamente adesso sono in coda, tutte le persone sono preoccupate per questo caro bolletta, caro energia, caro benzina. L'economia è il punto su cui si infrangono tutti gli esecutivi. Sarà anche per questo, per il governo Meloni, il punto debole la situazione economica del nostro paese? Ma sicuramente hanno impostato una manovra economica recessiva che non risolve nessun problema, peraltro lo hanno dichiarato. Hanno stanziato dei finanziamenti per soli 3 mesi, quando invece una manovra economica per tutto il nuovo anno. Quindi si sono messi nella condizione di abbracciare l'austerità. Avevano detto la pacca è finita per l'Europa con loro, in realtà hanno ricevuto applausi solo dai falchi dell'austerità. Questo... E ricordiamoci anche che erano quelli che dicevano che in piena pandemia la Meloni in particolare ha girato dei video per dire 1000 euro a tutti con un click. Ma bisogna essere degli stronzi però, eh. Queste promesse si pagano. Paga! In qualche modo rinfranca che Giorgia Meloni non sia tornata a essere la contestatrice dell'Europa, quella che appoggiava l'Ungheria, quella che sperava nella Polonia, la sovranista che avrebbe messo in crisi il nostro paese. In qualche modo invece sembra essere stata accettata dal sistema, dalla Banca Centrale Europea, soprattutto i suoi modi, le sue politiche. Immagina, poi. Ma guardi, il problema è semplice. Se tu prendi voti perché dici che tutelerai l'interesse nazionale che sin qui non è stato tutelato e prendi consenso, poi ovviamente non puoi tradire la fiducia dei tuoi stessi elettori. Ha costruito sulla coerenza la virtù della sua azione politica. No. In pratica però si sta rimangiando tutte le promesse e le giravolte ormai sono tantissime. Ha detto no trivellazioni, la prima cosa sì trivellazioni. Aveva detto blocco navale o la soluzione per i migranti? Bene, sappiate che nei primi 10 giorni di quest'anno abbiamo un record di 3.000 migranti sbarcati. A comparazione, l'anno precedente solo 380. Inoltre aveva detto le pensioni, noi le aumentiamo. Va bene, ha solo 5 minuti. E invece non ha riconosciuto neppure la rivalutazione al ceto medio. È una bella bestia. E così via. Adesso sta arrivando il MES, su cui ci giocherà la faccia. Perché aveva dichiarato che era un'eurofollia, avremmo avuto la super troica, mi ha accusato di alto tradimento. E come si fa? Dico io. State tranquilli, voteranno anche il MES, perderà definitivamente la faccia. È chiaro! Per non parlare del super bonus. Col super bonus, quando era prima, l'opposizione era favorevole a sostenerlo. E adesso? Adesso invece non si preoccupa né della cessione dei crediti, né di favorire l'efficientamento energetico che peraltro adesso l'Europa ci chiede. Allora, c'è la direttiva, Presidente, come sapete, per l'efficientamento energetico delle case. Arriviamo, Presidente, al rapporto dell'Europa. Io l'ho fatto fare l'elenco, però lei sa che il tema della coerenza è un tema spigoloso. Ce l'ho già detto in che parrocchia sono! Anzi, Giorgia Meloni, proprio sulla sua incoerenza, la sua di lei Presidente Conte, punta il dito. Le faccio vedere un famoso intervento di Giorgia Meloni quando lei era Presidente. Prima populista, poi ortodosso europeista. No. Prima di destra, poi di sinistra, ma soprattutto di centro, socialista e liberale. Andata a piander culo. Insieme. Prima l'italiano. Insieme. Niente. Prima a favore, poi contro l'immigrazione illegale. Non devi dire cazzate. Prima amico e poi nemico di Salvini. Yeah. Ma anche di Renzi e perfino di Di Maio. Ma vai a cagare. Qualsiasi cosa, pur di rimanere esattamente dov'è. Soca! Dov'è? Galina. Guardi, è semplice. Il Movimento 5 Stelle è stato fedele a un programma che ha presentato in campagna elettorale. Allora, Presidente, prima allora la mia domanda è... Prima realizzato costretto con la Lega e dopo col PD. Questo ci ha consentito per la prima volta nella storia repubblicana di realizzare l'80% del programma presentato in campagna elettorale. Mai successo. Presidente Quindi Conte... la Meloni può dire le chiacchiere, ma lei sta tradendo gli impegni presi coi cittadini.
Ecco, una cosa è parlare nel 2020, nel 2021, nel 2022, una cosa è trovarsi nel 2023 con questa situazione. Abbiamo un caro prezzi di 2.800 euro di potere d'acquisto in meno per i dipendenti, 2.200 euro in meno per gli autonomi, meno 17% ad esempio di consumo di carne e pesce. Parleremo di questi aspetti anche di vita quotidiana in trasmissione. Allora dice Giorgia Meloni, ma se io avessi insistito con quelle promesse, che pure ho fatto con quell'ottica, adesso farei i danni del paese. Lei invece non si sta rimangiando le cose che aveva promesso, si sta solamente adeguando a una nuova realtà. Voi dite che uno poi non dà in... Dove sbaglia in questo ragionamento dal suo punto di vista? Assolutamente, dottor Floris, è un giochetto con cui non può prendere in giro gli italiani. Questa situazione, inflazione, caro bollette, questa guerra, c'erano tutte già dall'inizio del 2022. Noi su questo addirittura abbiamo sollecitato Draghi, abbiamo presentato un documento con le 9 priorità. Lei ha fatto una campagna elettorale qualche mese fa, facendo queste promesse, assumendo questi impegni. Questa situazione era già chiara. Quindi lei lo ha fatto consapevolmente, prendendo in giro i suoi stessi elettori. Ciò che uno desidera. Il reddito di cittadinanza, diciamo, tra pochi mesi scomparirà. Ditemi voi. Verrà sostituito da un sistema, dal punto di vista di Giorgia Meloni, più meritocratico, in cui uno, se vuole un lavoro, una volta formato se lo trova. Lo cazzo! Cosa c'è che non va dal suo punto di vista nel mettere in movimento delle forze lavoro che sennò probabilmente rimarrebbero sedute sul divano, come dice la maggioranza di governo. Che siete in altri punti handicappati? Cosa significa mettere in movimento delle forze lavoro? Che ancora più meglio Se lei ovviamente contrasta il super bonus, che è una misura che ha creato 900.000 occupati, e non la vuole riproporre e la contrasta e la cancella, non sta creando occupazione, ha fatto una manovra nel segno dell'austerità. Peraltro hanno preannunciato che avrebbero fatto programmi di formazione già da questo gennaio, di reinserimento professionale, riqualificazione. Nulla di nulla. Andiamo bene. L'unica promessa che sta mantenendo è l'abolizione del reddito di cittadinanza. E io questo l'avevo afferrato dall'inizio. Però attenzione, creiamo un disastro sociale consapevolmente. Senta. Presidente, con la von der Leyen avete parlato di Giorgia Meloni, perché il suo arrivo era stato vissuto con un po' di timore, no? A Bruxelles. Ha capito adesso che aria tira? Questo governo si è trovato in anni di opposizione, dove è stato facile ovviamente promettere, e ancora in campagna elettorale non ha corretto il tiro. C'è la soddisfazione dell'animale. E adesso invece si ritrova a fare una politica economica, una manovra forse ancora più prudente di quella di Draghi, con l'applauso di tutto il fronte dell'austerità europeo. Presidente, lei che idea si è fatto? Le questioni del ministro Nordio, della giustizia, sono questioni realmente portate avanti dal centrodestra? Tutto sembra surreale. C'è un Qatargate, tutti i paesi, tutte le istituzioni europee stanno lavorando, e noi come Movimento 5 Stelle siamo favorevoli a creare un'autorità indipendente per contrastare la corruzione più efficacemente, per contrastare ovviamente il rischio di mazzette come ci sono state e di conflitti di interesse. Invece da noi, nel nostro paese, si sta discutendo di come tarpare le ali alle autorità investigative, alle forze dell'ordine che vogliono contrastare il malaffare, la corruzione e tutte le mafie. Mi sembra davvero surreale. Vecchio disegno che sappiamo non si è ancora realizzato e che contrasteremo con tutte le nostre forze. Ma vieni! Ma vai! Inizia a calare il gradimento nei confronti del governo Meloni. Oggi al 53%, un mese fa al 58%. Yeah! Aveva promesso troppo e adesso scende la Meloni impattando sull'economia. E non si può dire che le cose non fossero annunciate. Che ne pensa? È un coglione e non capisce un cazzo. Guarda, a me stasera sembrava di essere più che da Floris, da Crozza. Direi che Conte ha la faccia come il culo. Ci resti 40 capo da bocca, io che la puttana da bocca. Uno che ha attraversato le alleanze politiche più disparate, destra, sinistra, pur di
tu di governare. Madonna mia, che ansia terribile. Uno che ha aumentato le spese militari dell'Italia e poi adesso oggi ha votato contro l'aumento delle spese militari. Uno che ha fatto dei disastri inenarrabili sul Covid insieme al ministro Speranza, che ci hanno lasciato senza mascherine, con una campagna vaccinale approssimativa, viene a dare lezioni di coerenza. Ma che cazzo stai a dire? Vabbè, insomma. Soca! Allora, a me non me ne frega niente delle lezioni o non lezioni di coerenza, mi interessa il paese, sono preoccupatissimo per la situazione sociale, in particolare per la questione ucraina. Prima Conte aveva ragione quando parla di manovra recessiva, più che recessiva poi è una manovra gentiloniana, una manovra che va bene all'Europa, va bene alla von der Leyen, va bene alla Commissione Europea e nessuno si è lamentato. A me però non scandalizza il fatto che la Meloni abbia messo gran parte delle risorse sul caro bollette e non abbia poi soldi per la benzina o per fare altro. Quello che mi scandalizza è che in un momento in cui pare che non ci siano soldi, l'Italia, su ordine degli Stati Uniti d'America, sta per inviare in Ucraina un sistema antiaereo che si chiama SAMP-T, che con tutte le sue componenti vale circa 800 milioni di euro, che è la stessa identica cifra che la signora Meloni si vanta di poter risparmiare il prossimo anno tagliando qualche mensilità ai cosiddetti occupabili, che poi sono disgraziati che lavorano e beccano anche un po' di reddito di cittadinanza. Ed è la cifra, Floris, quattro volte quello che l'Italia non spende, ma investe in intercettazioni anche per recuperare denari su denari grazie alle confische, grazie alla lotta in favore della legalità e grazie alla lotta contro la corruzione. In un momento in cui non c'è una lira, anche perché la Meloni non ha il coraggio di inimicarsi certi poteri forti, è prona davanti alla NATO, alla Commissione Europea, io noto che dal punto di vista macroeconomico, dal punto di vista della gestione della più grande crisi non italiana ma mondiale, che è la guerra in Ucraina, la Meloni si comporta esattamente come Draghi o come Letta. È il primo sciopero di questo governo e chi lo va a fare? I benzinai, che tradizionalmente sono un'area vicina al centrodestra. Cos'è che li fa arrabbiare particolarmente? Guardate il cartello 21. No. Lo sconto delle accise che Giorgia Meloni ha tagliato è di 18 centesimi al litro. L'aumento delle accise è di 18. E allora? Quanto costa mettere questo cartello? Ma io che cazzo ne so? Tra i 300 e i 400 milioni di euro. Questi finiscono in benzina, non è che ce li regalano. Quindi un cartello per far alzare la benzina, rotondi. È un coglione. Viva Dio che qualcuno sciopera. Viva Dio che qualcuno sciopera. Perché ci avevate detto che arrivava la marcia su Roma. Provolone. Invece almeno il diritto di sciopero, vedete, brilla. Fuori di testa. E poi, che cosa avrà fatto mai questo governo? Ci resti 40 capo da bocca, io sa che la puttana da bocca. Vi faccio vedere cosa diceva, ad esempio, dell'IVA mascherata. E poi... E sai che cosa significa quando le accise sul carburante aumentano così? Che te la vinde il culo. Si chiama IVA mascherata. Donato! Questo continuo utilizzo, per esempio, dell'accise sulla benzina come fosse una specie di bancomat da utilizzare per coprire la nostra mostruosa spesa pubblica. Su chi pensate che gravi? La bacchina mamma. Il tema è questo. E non venite a dirci, presidente Letta, che la coperta è corta. Che la coperta è corta. Ditemi voi. Sono 8 anni in cui si batte lo stesso tasto, ora dice Conte, attenzione perché proprio le persone che ti hanno creduto ti faranno... Ma questo è un plotone di esecuzione, non è una trasmissione. Addirittura. Cosa ha Sallusti? Abbiamo doppiato la Meloni, diciamo, non diceva quello. Dico che questa non è una trasmissione. Questo è un plotone di esecuzione, non è una trasmissione. Ma va a cagare. Io credo che la Meloni oggi sta pagando un prezzo enorme perché ha fatto delle promesse che vanno in una direzione e governare significa non realizzare una parte di queste promesse. E governare significa non realizzare una parte di queste promesse. Ma che cazzo stai dicendo? Apprezzo l'onestà intellettuale innanzitutto di Speranza, che insomma ha detto la verità. Governare è difficile e non ha detto certo una cosa... È una cosa abbastanza scontata, però ecco, mandare un video del 2013 mi sembra abbastanza, sa, come dire... Che sono uno del 2013 e uno del 2021, sì, Giovanni, cioè però, sono allora, 8 anni in cui ha detto la stessa cosa, poi l'unica differenza è che è arrivata al governo. Sì, però allora io per me fa fede quello che ha detto in campagna elettorale, quando comunque era, diciamo, abbastanza... probabile che vincesse il centrodestra e che quindi già all'epoca Giorgia Meloni ha decisamente
non fatto promesse, ma ha fatto un bagno di realtà. Infatti non ha parlato delle accise, che non era nel programma. No, le accise erano nel c'erano. Italia. Pagina 27. No, allora c'era un'altra cosa. Non era il taglio, non era lo sconto, no, era un'altra cosa. La campagna vaginale. Allora, il fatto è già stato spiegato tante volte. Allora, il taglio del non si poteva fare. Fammelo risentire. Il taglio del non si poteva fare perché non c'erano le risorse. Esattamente come nessuno si fiderà più di qualcuno che sottoscrive un contratto e poi non lo rispetta, io penso che allo stesso modo i cittadini debbano diffidare di partiti che non mantengono la parola data. Una mucca! La coerenza è il sale della democrazia. Se viene meno quello, guardi che la gente può anche non votare. L'arriva! Se c'è non c'è questo, e non c'è più la democrazia. Allora, se dovessimo arrivarci al governo, io non voglio tradire. Voglio fare esattamente quello che ho promesso alla gente. Niente! Allora l'ho messo nero su bianco. Perché loro avessero uno strumento. C'è un'interferenza! Aver costruito un'immagine politica tutta sulla purezza, che in fondo è la critica che abbiamo sempre posto anche a Alessandro Di Battista, a Giuseppe Conte, quando sono arrivati al governo su quelle promesse. Prego, Sallusti, poi Polito. Andiamo bene! L'ultima volta che un governo ha aumentato le accise, le ha aumentate, il suo partito era il governo. Ma non è il così. Governo Renzi ha aumentato l'ultima volta le accise. Ma come non è così? E adesso cosa facciamo? Se la bolletta aumenta, aumentano anche gli introiti per lo Stato, perché lo Stato ci guadagna l'IVA. Allora, prima regola. Lo Stato non ci può guadagnare in questo disastro. Schizzo male! Per cui mi devi tagliare tutti gli oneri della parte eccedente, cioè della parte dell'aumento. Su tutto l'aumento lo Stato non si prende né le accise né l'IVA. Prima regola, l'Italia in bolletta. Ma vaffanculo, va. Mostrare questi video non soltanto è un diritto, ma un dovere. Ricordo quando per attaccare il Movimento 5 Stelle venivano mostrati dei video di spettacoli di Beppe Grillo degli anni 90, per cui anche ben precedenti all'intervento che la Meloni fece quando ero parlamentare. Cosa. Questa logica del si arriva al governo, per cui bisogna per forza fare i conti con la realtà, è evidente. Però esiste anche la politica, a meno che governare non significa speranza e esaudire soltanto i diktat della Commissione Europea. Io non credo che Speranza, quando era Ministro della Salute, non abbia avuto la possibilità politica di fare una battaglia in favore della trasparenza rispetto ai contratti tra la Commissione Europea e le case farmaceutiche, contro i conflitti di interesse tra politici e case farmaceutiche, contro i conflitti di interesse tra i grandi gruppi finanziari, BlackRock, Vanguard, State Street Corporation e le grandi case farmaceutiche. Non credo che non abbia avuto il diritto di lavorare, ci vorranno 20 anni, Speranza, però questa è la politica per la costituzione di una casa farmaceutica pubblica che dia la possibilità all'Italia di produrre dei vaccini e non farsi curare esclusivamente con vaccini americani. Non credo che Speranza, che oggi ha votato come la Meloni e come Salvini per inviare nuove armi da qui alla fine del prossimo anno, esattamente Speranza ha votato come Salvini, come la Meloni e come Berlusconi, non avesse oggi il diritto politico di opporsi, come ha detto tra l'altro un suo amico che io rispetto, che è Bersani, 2 settimane fa in questo studio, dicendo basta, non possiamo continuare a mandare armi per anni e anni e anni, non credo che non abbia avuto appunto la possibilità di opporsi. Alla fine le questioni e sono legate alle scelte e anche al coraggio di prendere delle posizioni e di assumersi le proprie responsabilità. L'unica posizione, dice Di Battista, Meloni, PD e tutta quell'area dicono più o meno la stessa cosa. Sì. Speranza, Sallusti, Appendino, prego. Allora, intanto io penso questo, quando vai al governo naturalmente devi avere a che fare con la realtà. È facile venire qui, semmai essere anche pagati per fare questo mestiere, caro Alessandro. Con un contratto, vieni qui e pontifichi dal tuo punto di vista e ci racconti e non prendo denaro pubblico con uno stipendio che ti viene dato per venire qui e attaccare chi semmai per 3 anni per esprimere ha vissuto delle posizioni, ma non ti arrabbiare, mi hai chiesto di non interromperti ti prego di non interrompere me, parla di politica, non di stipendio. Io per 3 anni ho fatto tutto quello che ho potuto in una situazione difficilissima, credo di aver fatto fare un passo avanti all'Unione Europea della salute, che è una cosa importantissima. Ma vai a cagare. È facile venire in poltrona a fare lezione, è difficile governare. Vabbè, però Speranza, e oggi la Meloni non oggi può la Meloni prendere le critiche dicendo è facile fare le critiche. Le critiche vengono fatte, ma è giusto. Però dico, il caso della Meloni, che lezione ci dice? Che te la vinde il culo. Nel profondo. Ce l'ho già detto in che parrocchia sono. Le ho fatto una critica politica su un voto che lei ha espresso oggi in aula, appunto, rispetto alle armi in Ucraina.
risponde attaccando lo stipendio privato di un privato cittadino che non viene pagato con denaro pubblico, evidentemente ha delle argomentazioni piuttosto misere. Dove è scritto che la Meloni ha cambiato idea? Voi continuate a dire che la Meloni ha fatto retromarcia e ha cambiato idea. Tutto. La Meloni ha detto, guardate, mi spiace, io ho altre priorità, io voglio abbassare le accise come ho detto più volte nel corso della mia carriera politica, appena possibile lo farò. Perché adesso non è possibile, perché è subentrata un'altra emergenza che io ritengo superiore. Attendino. Quando continuate a dire che la Meloni ha cambiato idea o fatto retromarcia, dite una fake news. La Meloni non ha mai detto che non vuole abbassare le accise. La Meloni non ha mai detto che non vuole abbassare le accise. E come ci fa? Dico io. Meloni non ha parlato di tagli delle accise, ma nel programma c'è scritto sterilizzazione, che è un'altra cosa. Ma vai a cagare. Ok. E comunque quello è un programma quinquennale. Quinquennale. Ehi, ma è del mestiere questo? Cioè, non si può fare tutto nei primi due mesi. Le parole sono importanti. C'è fretta matta di dare un giudizio, ma ha detto bene Laura Tecce. Qui si parla tra 5 anni. E tra 5 anni io scommetto sul fatto che Giorgia Meloni sarà nella seconda o terza repubblica la prima a vincere nuovamente le elezioni. Sulle cacule. Cosa sta succedendo sul fronte giustizia al governo Meloni? È drammatico. È stata la peggiore giornata di una settimana. Da dimenticare. C'è un problema interno anche al centrodestra, che Salvini, che poi in passato è sempre stato piuttosto d'accordo con alcune posizioni Nordio, sta provando a utilizzare un po' la questione per sgomitare, per farsi vedere. È evidente che Nordio è stato imprudente, piuttosto superficiale, un po' sfortunato, perché qualche settimana fa ha rilasciato quelle dichiarazioni in merito ai mafiosi che secondo lui non parlano al telefono per paura di essere intercettati, e poi è stato smentito dall'arresto di Matteo Messina Denaro, che ha detto appunto degli inquirenti non sarebbe stato possibile senza le intercettazioni. Tra l'altro io ricordo perfettamente un'intervista di Borsellino, che è considerato anche a ragione un grande italiano dalla Meloni, e un tempo Salvini durante il Covid andava in giro con una mascherina con la immagine di Salvini di Borsellino sopra. Qualche giorno prima della strage di Capaci, ricordare anche quelle intercettazioni che sono appunto servite a scoprire dei traffici di droga delle famiglie palermitane a Milano, che coinvolgevano anche Vittorio Mangano, il famoso stalliere di Arcore. Per cui Nordio è stato smentito dal passato, dal presente, e verrà anche smentito dal futuro. Io credo che la campagna che stia facendo il Fatto Quotidiano in favore delle dimissioni sia corretta, perché è molto grave che in una fase così drammatica, anche rispetto alla corruzione che è considerata da molti un reato spia e legato appunto alla mafia, un ministro con enormi problemi della giustizia, leggevo di un presidente di un tribunale che per scarso personale si è messo a fare la centralinista, una inchiesta del Corriere della Sera, in un momento del genere stia facendo soltanto una crociata contro il reato di abuso d'ufficio e contro le intercettazioni che a detta sua sono ipercostose e non è vero, e che a detta sua c'è un abuso di intercettazioni che non è vero. Perché lo fa? Mi dica la ragione politica per cui lo fa. Finocchi. Qualche anno fa Franco Bechis, che è attuale direttore di Open, mi fece un'intervista con telecamera nascosta, ero in Parlamento. Mi fece delle domande, io non sapevo di essere inquadrato e registrato. Poi pubblicò tutto, io non solo non mi arrabbiai, ma dissi che in un certo senso era un dovere del cronista registrare un politico, un parlamentare, perché reputo le persone, quando diventano personaggi pubblici o quando ricoprono degli incarichi pubblici, come dire, il concetto della privacy, che è un diritto per tutti i cittadini, è meno diritto per coloro che appunto ricoprono incarichi pubblici. Un'idea geniale.